Al via la procedura per acquisire al prezzo simbolico di 70 centesimi 2 chilometri su 40 di ex reliquato ferroviario che mancano all'appello. Nell'ampio progetto della pista ciclopedonale Costa dei Trabocchi, l'acquisizione è prevista entro breve. La provincia di Chieti, infatti, non ha ancora acquistato dalle Ferrovie dello Stato il tratto che va da Borgata Marina a località Fosso del Diavolo, nel comune di Torino di Sangro, quello più a rischio idrogeologico minacciato dall'erosione. Con l'ex tracciato in più parti ormai inesistente, crollato in mare, mura ciclopiche a difesa della costa comprese. Ebbene, il primo cittadino Nino Di Fonso non ci sta a vedere un'opera strategica in cantiere, Monca, che rischia di bypassare un territorio che ha urgente bisogno di protezione dai marosi. La modesta scogliera a difesa della statale ha riguardato un piccolo tratto di costa e dei 2 milioni promessi dalla regione per la realizzazione di due pennelli lunghi 70 metri, 1 milione è sparito, impegnato chissà in quale altra voce di spesa. Occorrono insomma progetti articolati e soldi per 2 chilometri di costa che rappresentano la patata bollente della Via Verde, e che sinora nessuno nei piani alti ha affrontato con soluzioni rapide e concrete. E il mare avanza. Sono veramente disperato e non accetto più che questo territorio venga con la burocrazia fermato, perché noi abbiamo un problema non solo di dissesto idrogeologico, ma bensì abbiamo a rischio anche la statale 16, ma bensì tutti i politici dal 2003 hanno detto che si doveva fare questa via verde. Io da sindaco non voglio assolutamente che questa via verde si ferma. Come verrà difesa l'altra parte della costa, a parte i due pennelli qui che difendono la statale, e l'altro tratto che è di oltre 1 chilometro? Allora, con la provincia, con l'ingegnere Ursino, con tutti i delegati Faraone, con le ditte, c'è un ribasso d'asta di tutte le imprese. Cercherò di farle investire tutto su questo territorio, quel milione di euro. Come farlo quello definitivo ad oggi? Io personalmente, quando mi hanno prospettato che la vecchia amministrazione voleva che facesse un ponte, io ho detto il ponte non è possibile, perché cadono. Allora vogliamo una cosa stabile. Io gli ho dato degli input, ma cosa faranno gli architetti della provincia e quant'altro, staremo aspettando.